Ai. Perché è tutto così fottutamente storto? Terza su tre, raga. Allora, mi pare abbastanza chiaro che vincere passi per secondo, pareggiare hai buona probabilità di passare per secondo, perdere su cazzi. Diciamo che evitare di perdere potrebbe essere un buon segnale per il futuro e per magari farci un po' ricredere dopo la prestazione oscena di 4 giorni fa. Ecco, mettiamola così. Dall'altro lato però vedo una Croazia piuttosto in difficoltà, se questo può rincuorare un po' gli animi nostri. Comunque, se vi steste chiedendo dove mi trovo, io sono in vacanza e sia per la partita con la Spagna che quella con la Croazia che gli eventuali, ormai credo, ottavi di finale, mi troverò qui e allora così faremo. Frattesi, Chiesa in panchina. Ha fatto un cambio piuttosto importante Spalletti, perché vedo Darmian, vabbè, Barella, bastoni ormai, ma Barella manca un dente. Che poi il mio italiano, ripensarci, a noi fa schifo, ma in realtà alle altre nazioni dicono che è bellissimo. Perché c'è gente sul tetto a guardare la partita? Vabbè, detto questo ragazzi, sarò onesto, io almeno un pareggio oggi me lo aspetto. Voglio un'Italia diversa, voglio un'Italia padrona del campo, voglio un'Italia che almeno tolto il gol dopo 28 secondi faccia una partita stile Albania, perché io sono convinto e credetemi, nonostante la partita con la Spagna mi abbia veramente emotivamente distrutto, sono convinto che l'Italia non è quella vista contro la Spagna, che comunque Italie brutte anche quando hanno vinto le abbiamo viste, abbiamo visto anche belle Italie quando abbiamo perso. Io mi ricordo i quarti di finale ai rigori persi con la Spagna nel 2008, mi ricordo il cammino fino alla finale di Kiev nel Varsavia quando era nel 2012, che facemmo un cammino splendido, poi la finale fu quella che fu. Il cammino dell'Italia di Conte, quello era proprio l'apoteosi. La Croazia ha sempre avuto una formazione di tutto rispetto, però è anche vero che i pilastri della Croazia, soprattutto Modric e Brozovic, cominciano anche un po' a sentire il peso degli anni. D'altro canto hanno nuove leve come il signor Pasalic, il signor Kramaric, che sono comunque giocatori di tutto rispetto. Comunque non vi preoccupate che poi andassimo ai quarti o comunque all'inizio del campionato torneremo nel nostro studio, perché direi che dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, un pochino di vacanza me la meriti anch'io, un pochino. Ragazzi, abbiamo iniziato a Lipsia, Croazia Italia, la terza su tre. Vediamo un po'. Modric, no. Sucic tira. Oh! E la prima azione è loro, esattamente come l'Albania, esattamente come la Spagna. La prima azione è loro, ragazzi. Non abbiamo iniziato benissimo. E tiri così quando non li vedi partire sono stronzi, perché poi ti devi coordinare all'ultimo. Ha fatto anche una bella parata Donnarumma. Certo che un po' più di Di Marco non dispiacerebbe, a dir la verità. Ovviamente dimenticavo che a centrocampo, oltre a Modric, a Brozovic, hanno anche Kovacic, che essendo sparito dai radar non è che mi fossi ricordato molto di lui, però poi mi ricordo che era praticamente un campione d'Europa fino a un mese fa e quindi va calcolato pure lui. Bravo Pellegrini, guarda Di Lorenzo. Bella, bella azione, non l'ha mandata a puttane. Di Lorenzo era bella per Eteghi, chiude. Pongracic, va bene ragazzi, va bene. Un po' più di cattiveria però, quello non farebbe male. Bravissimo Raspadori. Calafiori? No. Di Marco buono dentro, è troppo forte però, cazzo. Troppo forte. Stecche che tira. Darmian e Donnarumma. Ai, ragazzi, una svegliata però. Damoci una svegliata prima di prendere le sveglie. Lorenzo dentro e niente, non ci siamo ragazzi. Che cazzo tirate i bicchieri in campo, ma vaffanculo. Calafiori, bello! Benedetti! Ai. Calcio d'angolo? Non si sa? Sì, è calcio d'angolo. Now makes sense. No, per ora stiamo crescendo, non è male. Un po' più di cattiveria anche se... Fallo, giallo. Sucic, giallo. Giallo. Ciao. Di Marco. Buono. Pellegrini, Barella, fai quello che sai fare. Madonna che ha preso. Che ha preso Livakovic. Penso un colpo di testa migliore non potesse farlo.
Poi pensavo ci andasse Di Lorenzo, invece ci ha dato Bastoni. Forse un po' centrale, però che colpo di testa. A rifarlo un calcio d'angolo così. Male sto primo tempo, ragazzi, Male, male, male. Si poteva fare molto di più. Parecchio di più. Oddio, che due coglioni. Di Lorenzo, madonna. Ne imbrocca mezza. Niente, mi si surriscalda la GoPro, incredibile. Uno di recupero. Speriamo bene. Il primo tempo, ragazzi. Male. Malissimo. Vabbè, speriamo nel secondo. Praticamente gli highlights su quell'occasione di Bastoni è veramente, veramente poca, poca, poca. Ma aiutatemi a dire poca roba. Ci vediamo nel secondo tempo. Speriamo almeno un gol. Uno. Mi chiedo un gol. Eccoci qua, ragazzi. Coca-Colina. Madonna, entra Budimir. Apri di cielo proprio. Cioè, sembra che proprio te la vogliano regalare sta partita. E che cazzo. Va bene, si inizia. Vediamo un po' cosa ne esce. Madonna, Modric il pallone proprio non glielo togli, eh. Di Marco, renditi utile una volta. Di Marco se la porta fuori. È incredibile. In nazionale veramente è paragonabile a Calabria. Incredibile. No, ma Inzaghi non ha fatto niente. No, non ha fatto niente Inzaghi. No, non ha fatto niente. Non fatemi parlare, davvero. Non ne ha azzeccata mezza Di Marco in tre partite. E in campionato non sbaglia un colpo. Sarà un caso? Brozovic dentro. No. Ma perché i primi 10 minuti? Non ci capiamo mai un cazzo. Qua danno rigore. Questo è braccio. Questo è rigore tutta la vita. Oh, Di Marco, Frattesi, tutti loro. Sto blocco Inter fa più danni che altro, sto blocco Inter. A quale spalla. Ah vabbè, questo è rigore netto. Questo è rigore tutta la vita. Blocco Inter, il blocco Inter. E perché il Milan non ha giocato in nazionale italiana? Chissà perché. Dagli un'altra inquadratura, ma qua mi pare piuttosto netto che sia calcio di rigore. Grazie blocco Inter. Grazie blocco Inter. L'autogol con l'Albania. Il rigore stasera. Grazie blocco Inter. Che roba. Modric contro Donnarumma. Possiamo anche andare via. Raga, verremo ripescati a sto punto. Non so che dirvi. Siamo entrati in area forse una volta e mezzo. Bella roba. Oh, ha parato. Questo è culo. Adesso la dovete vincere. Come ripeto, grazie blocco Inter, grazie. Quant'è che la squadra Modric gol. E vabbè, raga, non è Superman Modric. 55esimo, Croazia in vantaggio. Un clean sheet mai, cioè veramente dopo una stagione così. Dopo che il Milan ha preso schiaffi a destra e a sinistra, in Champions League ha preso schiaffi, in Europa League ha preso schiaffi, in campionato ha preso schiaffi, in Coppa Italia ha preso schiaffi. Ho posto una mezza speranza sull'Italia. Niente. Manco l'Italia, ragazzi. Proprio stagione calcistica per me da cancellare questa. Proprio con la penna rossa. Bellissimo. È tutto così poetico. Che poi al 55esimo, come con la Spagna, quindi vuol dire che tu in questo periodo della partita hai un calo mentale e fisico. Qua, ragazzi, prima di fare un gol. Che roba da rutti, ragazzi. 3 partite, tutte e 3 in svantaggio. La Croazia, che la prima partita ha perso 3-0 con la Spagna. La seconda ha pareggiato con l'Albania. Gli rimane una partita di speranza che fanno. La giocano come se fosse la partita della vita. E la partita della vita tra Italia e Milan è anni che non la vedo. Posso dire che Barella mi ricorda Thiago Motta a 2 europei fa? Una lentezza nel gestire la palla che veramente fa schifo. Vabbè, raga. Bastoni, niente. Oh. Che due coglioni. Chiesa, mafia.
un controllo, perché un controllo ti hanno chiesto, che due coglioni. Trattesima, mamma mia. Terzi in girone dell'Europeo è grave, eh. Al di là di tutto è grave. Ma poi che cazzo di posizione sta giocando Darmian? Cioè, ma vi rendete conto che tra Spagna e Croazia si è fatto in 90 minuti più 66, quindi in 156 minuti un tiro in porta? Si è fatto un tiro in porta! Poi, per carità, miracolo del portiere su quel colpo di testa di Pastoni. Però, cioè, figlioli, cioè, ma se noi affrontiamo una Svizzera, un Portogallo, un'Inghilterra, voi come pensate di vincere a rigore tutte le volte? Io non lo so, però, cioè, 9 corner, l'avessimo messo in porta uno. Scamacca, pensate un po' voi. Scamacca. Reteghi fuori gioco, netto. Ma certa gente perché va in nazionale? Perché va in nazionale certa gente? Perché? De Zibolo, Reteghi! Ha lanciato Scamacca, ci ha messo il piedino. Fagioli. Scamacca di prima verso Reteghi, che prova a girarsi, è libero dall'altra parte. Chiesa dentro, Scamacca, cozzo! Sì, la giocata è incredibile, no, però queste palle vanno buttate in porta, che cazzo! Dai, sfila! Palla che passa lì nel mezzo, tranquillo. No, vi prego, non andiamo agli ottavi così. Cioè, piuttosto andiamoci con un pareggio, ma così no. 8 di recupero, un gol, 1. Chiesa, sì, cogliamo gente a caso. Di Lorenzo veramente non ci sto capendo un cazzo! Ma perché fa falli stupidi Fagioli? Che motivo c'è di fa sti falli stupidi? Giallo pure per Fagioli. Scacacca, raga. Era fuori! Zaccani! Andiamo cazzo! Zaccagni! Andatevene a fanculo! Zaccagni! A partita finita! Guardalo il cielo, coglione! Andiamo! Piangi merda! Piangi! Un punto è a casa! Zaccagni, cazzo! Zaccagni! A casa! Madonna, se fosse stato un gol del Milan, non avrei mai esultato in questo modo. Però andiamo, cazzo! Calafiori, Zaccagni! Tira giro! Andiamo come secondi a affrontare la Svizzera, dai, così! Avevo previsto 4 punti sto girone, e 4 punti sono. Andiamo! È finita! A casa! Andatevene a casa! Passate come secondi! Datevene a casa! Ciao croati! Ciao Modric! Ciao a tutti! Godo merde, godo dal divano, ve lo guardate, godo! Ah, e ridateci fiume!